Host 2017, siamo in altro stand di torrefazione con un brand che viene, possiamo dire, rinominato con Host 2017? Diciamo così, una tradizione che si rinnova. Produciamo caffè da 80 anni, però avevamo bisogno in questa fase di rinnovare completamente il nostro brand. E questo signore che sta parlando e che ho interrotto volutamente si chiama Pierluigi Bianco, è il titolare della Biancaffè, che oggi presenta un nuovo brand. Buongiorno, buongiorno e benvenuto su Horeca TV.it. Buongiorno a te, grazie Fabio di questa opportunità. Abbiamo realizzato un nuovo brand che si chiama Bianco, che si articola in 5 miscele diverse e che darà al partner una serie di contributi in termini di merchandising, di pubblicità, una serie di supporti veramente importante. Abbiamo strutturato la rete vendita in maniera importante, per cui abbiamo inserito all'interno abbiamo un team di manager che svilupperanno il progetto sia in Italia che all'estero. All'estero voi siete molto presenti, Pierluigi. All'estero siamo attualmente presenti in 35 paesi nel mondo, sia con i nostri marchi, sia con marchi privati di catene, anche alcune abbastanza importanti, catene di caffetterie che lavorano davvero bene all'estero. Abbiamo inserito un ulteriore export manager proprio per rafforzare anche all'estero la nostra presenza, e in particolar modo per quanto riguarda il marchio Bianco. In Italia il responsabile vendite dello sviluppo del canale bar Horeca è Salvatore Sicilia, che vi illustrerà un attimo in breve il progetto. E al quale cediamo il tuo posto facendolo entrare qui in campo proprio per andare a presentarsi e presentare il progetto. Salvatore, benvenuto su Horeca TV.it. Grazie Fabio. Sì, come diceva Pierluigi, in effetti c'era la necessità di ristrutturare un po' quello che è il canale Horeca dell'azienda, ha già detto Pierluigi, nel senso che è un'azienda che ha un'elevata esperienza, è un'azienda di 80 anni, quindi è nel settore del caffè da tantissimi anni. C'era la necessità di sviluppare un progetto dedicato esclusivamente al canale Horeca, dopo una serie di valutazioni e attente valutazioni di mercato, si è deciso di costruire un nuovo brand appunto dedicato al canale Horeca. Siamo già presenti con il marchio su alcuni territori, a cascata stiamo costruendo tutta una rete di agenti, degli area manager regionali. Io seguirò questa rete di agenti su tutto il territorio. Siamo alla ricerca di partner, aziende che vogliono portare avanti con noi questo tipo di discorso, perché sappiamo cosa abbiamo messo in piedi, sappiamo quello che vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Il nostro partner ideale è, o sono aziende che già operano nel settore, o chi non lo è, abbiamo un'organizzazione che ci permetterà appunto di accompagnare, come si fa con un bambino fino alla maggiore età, accompagnare il nostro partner affinché lui possa poi essere autonomo nella gestione dello sviluppo del progetto. Parliamo proprio del progetto. Sì. Il progetto prevede sostanzialmente, siamo partiti dalla qualità del prodotto, abbiamo 5 miscele a listino. La prima miscela, che abbiamo chiamato Infinito, è una miscela in latta, esclusivamente in latta, ci sono dei caffè gourmet all'interno, è una sua caratteristica. Poi abbiamo la miscela numero 1, che è un 100% di caffè arabica. Poi abbiamo la seconda miscela, che è un 70% di arabica e 30% di robusta. La numero 3, che è un 50% di arabica e 50% di robusta. E la miscela numero 4, che è un 30% di arabica e 70% di robusta. Ogni miscela ha una sua ovviamente caratteristica per i tipi di caffè all'interno, ma sono caffè, anche se parliamo di caffè robusta, sono dei caffè robusta particolari, che hanno delle caratteristiche assolutamente di dolcezza come retrogusto, e non danno, voglio dire, quell'amaro, quel fastidio di quando prendi un caffè magari e ti fa la domanda: ma che caffè sto bevendo? Questo è importante perché è la base di partenza del progetto.
Dopodiché al prodotto caffè abbiamo affiancato un merchandising importante, costruito sempre in base a tanta esperienza di strada e dall'azienda e anche quella mia e dei miei collaboratori. Questa esperienza praticamente che abbiamo messo a frutto è a disposizione del nostro partner, partendo, voglio dire, dalle tazzine di caffè, dalla tazza per il cappuccino, dal portatovaglioli con il portabustino incorporato. Abbiamo praticamente il davantino, il grembiule, il bicchiere per il latte, il bicchiere di vetro per il caffè, vuol dire una gamma di merchandising abbastanza completa, che è sostanzialmente quello che poi il partner ci chiede. Detto questo, il progetto è stato strutturato in modo da non intaccare anche l'economia del partner, mi spiego. Talvolta, quando sei poi alla ricerca del concessionario, del partner che vuole sviluppare il progetto, c'è praticamente dall'altra parte c'è un motivo ostativo che è dovuto dal fatto che non hanno magari in quel momento la possibilità di poter sviluppare un progetto del genere. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che chi vuole essere un nostro, chi vuole far parte del progetto, lo mettiamo in condizione di poter operare sul territorio in maniera delicata, se così vogliamo definire la parola, senza che praticamente possiamo intaccare proprio l'economia del nostro partner. Il partner, laddove sia strutturato con una rete di agenti, il nostro area manager, o laddove non ancora ci sta ma siamo quasi completi su tutto il territorio, sono io stesso ad affiancare il concessionario agli agenti, ad individuare il bar o quale cliente praticamente si voglia in quel caso intaccare e fare la trattativa, quindi argomentare, spiegare un attimo bene come articolare il progetto e cercare di portare poi il cliente a casa. Questo è quello che noi vogliamo fare, abbiamo praticamente intenzione di, abbiamo iniziato per la verità già da qualche mese, quindi con Host abbiamo voluto presentare il marchio bianco, e questo per noi non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, quindi siamo pronti per questa nuova esperienza. Salvatore, sei stato assolutamente esaustivo, tuttavia c'è una cosa che nessuno di voi due è andato a dire, e cioè che il caffè che voi utilizzate ha zero difetti, cioè non ha alcun difetto. Questa è una caratteristica importantissima. Assolutamente sì, l'azienda praticamente è dotata di strumenti all'avanguardia, dalla torrefattrice a tutti gli strumenti necessari per la tostatura e la lavorazione del caffè, quindi il caffè viene lavorato e ci sono i sistemi elettronici per la pulitura del prodotto, quindi il caffè in busta è assolutamente un caffè pulito e privo di ogni difetto. Io fra poco lo assaggio, perché mi è dovuto andare a testare al fine di garantire il loro palato e i loro interessi. Salvatore, grazie. Gianluigi, grazie. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie Fabio. Bene, e allora salutate entrambi gli amici di Horeca TV. Grazie, grazie e buona serata. Grazie e buona serata a tutti. Mentre io gusto un buon caffè, poi vediamo quale, se è la prima, la seconda, la terza o la quarta miscela. Voi restate lì perché abbiamo tantissimo altro da andare a documentare con telecamera e microfono qui a Host 2017. Non andate via.